Sono scioccato. Cioè, non scioccato male, ma scioccato bene, perché non credevo che questo prodotto sarebbe stato effettivamente così buono. Ok, ho visto qualche recensione, ho visto qualcuno che lo utilizzava e ne parlava molto bene, ma sapete, io preferisco provare sempre le cose di mio pugno e poi magari dare un'impressione. Oggi parliamo di questo. Questo è il Thermal Grizzly Cryosheet, che, come potete benissimo vedere dalla confezione, non si trova all'interno della confezione perché è all'interno del mio computer. E voglio dire, quale persona sana di mente non metterebbe un prodotto che funziona così bene nel proprio computer? Cuscinetto in grafene con struttura molecolare orientata sull'asse Z per un'eccezionale e costante conduttività termica. Elevate prestazioni e lunga durata. Eccellente conduttività termica e facile applicazione, ma attenzione! Elettricamente conduttivo, seguire le istruzioni. Ebbene sì, stiamo parlando di un pad in grafene che promette di avere le stesse prestazioni della pasta termica. Se ricordate qualche tempo fa vi ho portato il video del Carbonaut, che era anch'esso un pad, però se non sbaglio in carbonio, che beh, diciamo era situazionalmente utile. Questo pad in grafene invece, e state vedendo un pochettino dall'unboxing, è diverso all'aspetto, è diverso al tatto, è molto più delicato, ma funziona decisamente meglio. Lo sappiamo, Thermal Grizzly, l'azienda di Derbauer, non è che cacci dei prodotti che siano mediocri, anzi, caccia molto spesso dei prodotti che sono una vera e propria bomba. E sebbene questo Cryosheet fosse sul mercato comunque da un po' di tempo, è la prima volta che mi è venuto in mente di provarlo e porca miseria, sono rimasto veramente sorpreso. All'interno della bustina trovate semplicemente il suo scatolino in cartone, due quadratini di schiuma espansa per tenerlo al sicuro e due foglietti di plastica trasparente per farvi effettivamente vedere dove si trova. Trovi il pad in grafene così che non lo perdiate e nulla, praticamente questo è l'unboxing. Ovviamente sulla scatolina c'è l'orsacchiotto carino della Thermal Grizzly, che è effettivamente simbolo di qualità e di estetica, guardate quanto è bello, ma parliamo un pochettino del suo utilizzo. Se andate a vedere sul sito internet di Thermal Grizzly, che vi lascio in descrizione, potete vedere che questo pad termico può essere utilizzato su CPU e GPU. Io a questo giro l'ho utilizzato sul mio processore, un Ryzen 9 5900X accoppiato con un dissipatore ad aria, il Thermalright Peerless Assassin. Dissipatore ad aria che a me piace tantissimo e che era stato ripastato poco tempo fa con la Hydronaut, che adesso vi faccio vedere. La Hydronaut è una pasta termica di fascia alta non enthusiast, sempre di Thermal Grizzly, che ho sempre utilizzato come metodo di paragone, come pasta termica su molti dei miei lavori e che effettivamente non mi ha mai deluso. Ma a sto giro ho trovato qualcosa che la batte effettivamente. Partiamo un attimo con lo spiegare perché bisognerebbe utilizzare un pad termico. Siete una persona che magari fa molti lavori con i PC, nel senso montate, smontate dissipatori, vi trovate molto spesso a cambiare build. La pasta termica sporca. La pasta termica dopo tot tempo si indurisce perché è a base liquida, si secca. Il pad termico non è così. Questo è forse il suo punto di forza maggiore. Ed effettivamente io stavo aspettando un prodotto che potesse darmi la libertà di poter aprire il computer, fare i miei esperimenti, fare cose senza dovermi sporcare le mani e poi dover sprecare litri e litri di alcol per lavare via la pasta termica. Il Cryosheet arriva in varie misure. Io ho preso la misura 50 mm x 50 mm, che è quella lì indicata per i processori di taglia più grande. Sul sito internet c'è comunque scritto tutto. Perché ho preso questa? Perché era l'unica che arrivava presto con Amazon Prime. Ho detto male che vada, lo taglio, lo adeguo alle misure del processore e così ho fatto. Come state vedendo dal video, le misure del pad termico sono decisamente troppo ampie per il Ryzen 9 5900X. Ad ogni modo, come ho già detto, nella tabella che trovate sul sito ci sono tutte le misure per non andare a sbagliare e magari pagare un pochettino di più. Questo qui 50x50 è costato, se non sbaglio, 33 euro su Amazon. Quelli più piccoli costano un po' di meno.
però io l'ho scelto appunto perché mi veniva consegnato il giorno dopo e volevo assolutamente provare questo prodotto. Se prendete un pad più grande non vi preoccupate, perché essendo estremamente malleabile basta premerlo un pochettino sul processore, il segno dell'IHS rimarrà impresso sul pad e voi con delle semplicissime forbici dovete semplicemente tagliare i bordi e adagiarlo sull'IHS del processore. Io ho fatto il lavoro, diciamo, da utente medio, ho pulito il processore, ho pulito il dissipatore, ma non mi sono messo a pulire con minuzia anche i lati del processore per vedere appunto se magari qualche piccolissima quantità di pasta termica potesse andare a inficiare le performance di questo pad. Spoiler, non è stato assolutamente così. Dopo aver adagiato il pad sul processore, mi sono messo al PC a fare ovviamente i miei test e mi sono reso conto che in idle magari la temperatura era di 4 gradi più alta del normale. Ma appunto, questo è un comportamento da aspettarsi, perché il pad in grafene, essendo leggerissimamente più solido di una pasta termica di fascia alta, leggerissimamente è molto più solido di una pasta termica di fascia alta, deve un attimo adagiarsi e prendere la forma delle micro incrinature e dei micro piegamenti che ci sono sull'IHS del processore e sulla piattina in rame o alluminio del vostro dissipatore. Dopo circa 10 minuti le temperature in idle erano più basse di 4 gradi e questo comportamento si è ripetuto anche per quanto riguarda un test di thermal throttling su Cinebench 2024, come state vedendo dalle immagini. A quel punto mi sono detto, vabbè, c'è qualcosa che non va, non è possibile, cioè è troppo figo sto pad, si sarà sicuramente deformato, però sono un fesso e non ho ripreso questa parte. Ad ogni modo ho rimontato tutto, ho visto che il pad era integro, non c'era stata alcuna deformazione strana, il tutto era come se io l'avessi utilizzato per la prima volta. Ho ripetuto del test e le temperature sono rimaste identiche. Attenzione, ci tengo a precisare che la temperatura della stanza fosse in entrambi i test sempre la stessa, cioè 24 gradi. Sì, lo so, siamo praticamente a metà ottobre, anzi abbiamo superato metà ottobre un altro po', e ci sono ancora 24 gradi. Che bello. Sono rimasto scioccato perché io stesso sono amante, sapete, dei prodotti ad alta performance, specialmente quando si tratta della dissipazione del calore. Ho fatto un video sulle varie paste termiche e devo essere sincero, quello è stato uno dei video più rompiscatole che io abbia fatto, perché metti la pasta termica, fai il test, dopo togli il dissipatore, pulisci tutto, sporcati le mani, prenditela con qualsiasi divinità esistente, ripasta il tutto e sinceramente parlando è veramente stancante come cosa, non a livello fisico ovviamente, ma a livello mentale. Il fatto di avere un pad termico che è bene o male di queste dimensioni, che voi dovete solamente adagiare sul processore, è effettivamente una mano santa. Perché significa che se io volessi cambiare 10 dissipatori in un anno potrei tranquillamente farlo senza sporcarmi le mani, senza preoccuparmi che il pad si deformi, senza preoccuparmi soprattutto che perda prestazioni. A differenza del Carbonaut è più delicato, tant'è che io quando l'ho tirato fuori dalla confezione l'ho un po' piegato e c'è stata una micro lacerazione da un lato che però non permetteva di vedere attraverso al pad e mi sono detto porca miseria, ho distrutto qualcosa, e invece non è così. Questo CryoSheet è molto più malleabile del Carbonaut, ciò significa che quando c'è del calore magari si espande leggermente e va ad appianare le imperfezioni dell'IHS del processore e del dissipatore. Invece il Carbonaut è qualcosa secondo me da utilizzare con situazioni molto precise. Questo CryoSheet lo potete utilizzare su PC di qualsiasi tipo, specialmente computer da gioco, computer workstation, computer per content creation, praticamente lo potete utilizzare sempre. Invece il Carbonaut secondo me è più indicato per server, perché è vero che bene o male le prestazioni delle paste termiche rispetto al Carbonaut sono simili, però come posso dire, secondo me funziona meglio con processori che devono lavorare a frequenze più basse, che quindi non hanno uno sbalzo di temperatura così grande come possa essere un Ryzen 9 o un Intel i9. Che dire, io sono rimasto decisamente scioccato da questa, sono rimasto piacevolmente contento di questa cosa, perché significa che appunto se devo cambiare dissipatore non devo pensare poi a buttare litri di
alcol dappertutto per pulire la pasta termica, poi se cambi il dissipatore appena finito un test, la pasta termica è ancora liquida, cade sulla scheda madre e ti impanichi per qualcosa, quindi non so che dire, Der Bauer ha fatto di nuovo il miracolo. Ora, avendo visto delle recensioni su YouTube, mi ricordo questa cosa, cioè che una persona che l'aveva provato e che aveva parlato direttamente con Der Bauer, perché appunto in collaborazioni con youtuber grandi ci si parla, aveva affermato che questo pad termico potenzialmente poteva andare avanti fino all'infinito, cioè nel senso cambi un PC ogni 2 anni, sì, lo puoi utilizzare fino a che praticamente finisci tu e non finiscono gli upgrade, mettiamola così. Quindi nulla, nel caso in cui dovesse esserci un cambiamento di performance nel tempo vi terrò aggiornati, ma per ora, dopo aver provato per 4-5 giorni di fila questo pad termico, io sono decisamente sorpreso e sono contentissimo delle performance. Addirittura figuratevi che in questi giorni sono stato molto carico di lavoro per quanto riguarda l'editing video per alcuni clienti, e utilizzando DaVinci Resolve con file in 4K, tutto quello che volete, il processore era su 50 gradi mentre stavo lavorando, il che è una cosa fantastica. In rendering, ok che utilizzo più la GPU, però fondamentalmente siamo arrivati a 58 gradi ed è praticamente è nulla, praticamente è una cosa fantastica, veramente. Sorpresissimo, davvero molto sorpreso. In descrizione trovate il link del prodotto, mi raccomando, se volete acquistarlo vi ricordo di dare un'occhiata al sito che c'è sempre in descrizione per andare ad acquistare il prodotto delle misure giuste per le vostre esigenze. Devo essere sincero, sono abbastanza curioso di vedere come si comporterebbe questo CryoSheet su una scheda video, perché da quando ho messo la mia 3080 sotto liquido non ci sono stati assolutamente problemi di prestazioni per quanto riguarda appunto il calore erogato, però sarei curioso in effetti di vedere come si comporta adesso la scheda video con questo pad termico al confronto della pasta termica, e spero effettivamente di rubare altri 4 gradi, perché se questo è lo standard, beh, tanta roba, GG. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra riguardo, siete curiosi di provarlo, oltretutto il prezzo non è nemmeno così proibitivo, se andate a pensare che potete riutilizzarlo all'infinito per 10 anni fondamentalmente, mentre la pasta termica tipo in un tubetto di questi qua voi non vedete quando finisce, nel momento in cui vi serve magari non sapete che è finita, la dovete ricomprare, dovete aspettare, un po' una rottura di scatole. Fatemi sapere la vostra, come sempre vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG, e nulla, ci vediamo a un altro video sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao.